Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti a finire il Tour de France con il Pro Team americo-canadese. Ragazzi, vi ricordo che abbiamo Poles che è quarto in classifica generale, sta facendo un super Tour de France, mentre Kuss è settimo se non erro in classifica generale, ma con un divario abbastanza ampio rispetto a Poles. Dobbiamo tentare di difendere questa quarta posizione, ci sono ancora due tappe impegnative, andiamo subito a giocare la prima di queste due tappe impegnative, ovvero la 18ª tappa, lo vedete molto mossa, un finale però in discesa, quindi potrebbe essere un finale un po' più tranquillo. Proviamo a mettere in fuga Woods per la Poix e in questa tappa, come vi avevo detto nei precedenti video, tentiamo di mettere in fuga anche Kuss. Ed eccoci qua alla partenza, pronti a provare la fuga, come vi ho detto prima, con Kuss. Dobbiamo mettere appunto anche McNulty a lavorare come gregario e Woods. In questa fuga, attenzione, McNulty è già davanti, quindi diamogli 70, vediamo dov'è Woods. Dove cavolo è Woods? Mi sa che ha tardato. Allora, facciamo così. Facciamo che li facciamo attaccare seguendo i vari attacchi per la fuga. Eccoli qua, primi attacchi. Attenzione che Woods ha perso un attimo l'attimo. Ha perso un attimo l'attimo. Si giochi di parole. Vediamo, attenzione perché Kuss ha perso la. Sì, Kuss, Woods ha perso l'attimo. Aiaiaia, occhio. Sì, qua bisogna assolutamente collaborare. Mentre davanti, no. Dai, che Woods rientra, ce la fa. Possiamo andare a prendere. Ma no, in realtà potevamo stare con Woods perché dobbiamo utilizzare per primo lui che dovremmo andare a fare la Poix. Poix che abbiamo noi con Poles, però essendo in classifica non può andare in fuga e quindi ci stiamo provando a rientrare con Woods nella classifica, anzi ci siamo già rientrati in classifica, siamo tipo quarti o quinti per la Poix, a pochi punti da Poles. Attenzione che fra poco c'è il traguardo volante che anche lì abbiamo la maglia verde con Poles, oltre alla Poix abbiamo anche la verde, Poles sta facendo tutto, Super Poles come l'abbiamo già chiamato più e più volte. Il nostro Super Poles che fa classifica è primo nella maglia verde, primo nella maglia Poix. Un fenomeno. Ragazzi, invece Woods lo vedo soffrire un pochettino. Woods lo vedo soffrire un pochettino. Aiaiaia. Rischia di staccarsi. Ok, calma. Aia, rischia di staccarsi Woods. Ragazzi, si stacca. Si stacca, quindi la Poix rischia di perdere le possibilità di vincerla la Poix. Perché, ripeto, con Poles non possiamo far altro che provare a prendere i GPM finali. McNulty si sta anche per staccare. Rimaniamo solo con Kuss. Aiaiaia, ragazzi. Aiaiaia, non si mette bene per questa tappa. A questo punto, Woods può aspettarmi Poles. Attenzione dietro Sheffield e Gaviria, che bisogna dargli già il gel. Aiaiaia, ragazzi. Direi che. Ma ha attaccato qualcuno qua? Sì, Barguil, non me ne sono accorto. Tocca collaborare con Kuss. Dobbiamo riportarci sotto questo gruppettino e lo fa. Lo fa splendidamente il nostro Kuss. Direi, vabbè, ormai siamo in fuga. Direi che andiamo nel finale. Ma in realtà vediamoci i GPM perché Kuss comunque qualche punticino ce l'ha. Non sia mai che me la faccia lui la Poix, la vedo difficile. Però intanto proviamo a rubare punti a Ciccone che è messo meglio di noi, è ottavo. Quindi proviamo ad aiutare Poles a tenersi la Poix e direi che Kuss ce la fa, si va a prendere questi 10 punti e ora andiamo ai prossimi GPM. Eccolo qua il secondo GPM di giornata, 10 punti in palio, sempre in prima categoria. Vediamo se Kuss ne ha per prenderli. 600 metri, 500, iniziamo ad alzarci un po' sui pedali, 400, proviamo ad andare. Proviamo ad andare con Kuss a prenderci questi 10 punti, vediamo se ce n'è per farlo. Ieri sì, anche perché sembra esserci del disinteresse. Altro GPM, 5 punti. Stavolta solo 5 punti, però vediamo se Kuss riesce a portarsi a casa anche questi punticini. 700 metri. 600. Vediamo il Rada che potrebbe provare lui. A partire, ma mi sa che nessuno qua.
Vuole partire, se non forse Ciccone? E infatti Ciccone parte, ci prova. Marcus non si fa sorprendere e andiamo a prenderci altri 5 punti. E siamo anche su questo GPM, questa prima categoria che dà anche secondi di abbuono. Ragazzi, Carapaz ha attaccato da dietro e ha raggiunto il gruppettino in fuga. Dobbiamo stare attenti anche con Poles, che però sembra stare abbastanza bene, Poles, mentre Kuss già deve andare a prendere un po' di gel. Mi sa che dobbiamo andarlo a prendere tutto il gel. Carapaz che è decimo in classifica, quindi non è proprio nostro rivale. Attenzione a Evenepoel, Evenepoel Poles, no, 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 ragazzi, perché Poles va a seguire l'attacco? Ma no, ma che cazzo ce ne frega di Evenepoel? Ma raga, e vabbè, ormai ci troviamo qua, ormai ci troviamo qua. Prova Kuss ad andarsi a prendere quei secondi da buono, non ci riesce perché non ci è riuscito. E allora attenzione, perché si crea una situazione che in realtà, boh, non volevo. Attenzione, devo andare a prendere il gel, devo andare a prendere il gel. Ragazzi, si è creata una situazione che, boh, in realtà non volevo che Kuss seguisse gli attacchi, perché Kuss, Poles, seguisse gli attacchi, perché avevo visto che aveva veramente poche energie. E ora ci ritroviamo all'inseguimento di questi, dei migliori. Con Kuss ancora qua, che deve provare anche lui a difendere le sue ambizioni di classifica generale, perché ci sono ancora, ovviamente. Attenzione a Poles, che rischia di crollare. Io volevo rimanere nel gruppo di Roglic, insomma, il gruppo dietro, il gruppo dei migliori. Attenzione, ragazzi, attenzione. Mamma mia, le energie di Poles. Sono veramente, veramente molto poche le energie di Poles. Ai ai ai, io mi farei riprendere dal gruppo dietro, sinceramente. Sì, direi di sì. Direi di sì, ragazzi. Mi sa che ci facciamo riprendere dal gruppo dietro, che sono anche i nostri rivali in classifica, quindi in teoria è più giusto così. Eccoci qua. Mas che ci viene a riprendere. E direi che possiamo andare nel finale. Inizia ora l'ultima salita e attenzione, Vingegaard ci prova. Ragazzi, Vingegaard ci prova. E allora vediamo. Massa a seguirlo con Carapaz e Evenepoel. Attenzione, si deve muovere anche il nostro Poles, che sembrerebbe essere messo bene a energie. Kuss, non lo so. Kuss non è messo bene. Kuss crollerà. Kuss rischia di crollare. Attenzione a Vingegaard, che ha allungato molto, molto bene. È riuscito a fare un bel allungo. Attenzione ancora a Evenepoel. Evenepoel sarebbe da non perdere. Evenepoel sarebbe da non perdere il treno di Evenepoel. Vabbè, che in questo gruppo c'è ancora Pogacar, quindi può andar bene rimanere in questo gruppettino. Occhio a non dare troppo, perché comunque 3 km sono ancora tanti. Mas, se mi riuscisse a passare. Capisco perché Pogacar non si muove ancora, perché tace ancora Almeida, però io non posso rimanere secondo di questo gruppettino. Poles deve lasciare sfilare Mas e Madouaz con Carapaz e Pogacar. Vediamo, 1,6 km, 1,5 km più o meno, ormai allo scollino. Poi è discesa fino al traguardo, quindi sarebbe da riportarsi sotto ai due. Ebbene pure Vingegaard. Mi sa che lo facciamo così, con una piccola accelerazione. Con una piccola accelerazione ci proviamo a riportarci sotto ai due qua davanti. Perfetto così. Bravissimo. Benissimo il nostro Poles. Che aspettate? Voglio dargli leader della maglia verde perché siamo primi. Voglio vedere che magari ci dà un bonus per la prossima tappa. L'avevate detto in una scorsa live, perché non provare a farlo? Vedremo se sarà così. Intanto il nostro Poles, bravissimo, scollina lui per primo. E ora sarebbe importante che ci fossero due tornanti in questa discesa per provare ad allungare. Però sembrerebbe una discesa abbastanza tranquilla, abbastanza regolare. Quindi di attaccare non ce n'è. Attenzione a Pogacar, Pogacar. Pogacar non è di questa idea. Per lui attaccare ce n'è come. Bravo Pogacar ancora ad allungare. Ma il nostro Poles è lì. Il nostro Poles è lì. Sta pennellando delle curve pazzesche, Poles. Grande agilità.
lui. Mentre Kuss è 1:30. Kuss è 1:30, deve dare un po' tutto in questa discesa. Attenzione ancora, 5 km. Pogacar ha tutta per provare a staccare questo gruppettino, ma non ci sta riuscendo Pogacar. Anzi, c'è un grandissimo Poles che sta controllando. Ragazzi, chi se lo aspettava che Poles poteva far classifica ed essere pure quarto a fine tour, perché siamo nelle ultime tappe ovviamente di questo tour. Questa è la quarta ultima. Vediamo ragazzi, 2,5 km. Parte ancora Carapaz. Attenzione Carapaz, un allungo secco da parte sua. Attenzione Carapaz, e si ritrova Poles a lavorare perché nessun altro vuole prendere in mano la situazione. Il nostro Poles che si ritrova così a lavorare. 1 km, 1 km. Ah, attenzione, me la ricordo questa tappa. Va in leggera salita là. Mi sa che la vince Carapaz, raga. Sa che la vince Carapaz perché io devo partire ora. Sì, la vince Carapaz. È riuscito a fare una bella azione. Vediamo se Paules perlomeno secondi. Sì, seconda posizione. Buona comunque perché per la maglia verde è molto buona. Peccato, Carapaz è partito al momento giusto. È stato bravo. Amen. Allora, vince la tappa Carapaz. Noi arriviamo secondi. Comunque, gran bel risultato anche appunto per la maglia verde. Rimaniamo quarti a 9 minuti e 21 da Evenepoel, con un vantaggio sui 3 minuti su Mas. Kuss rimane settimo. Attenzione però che si avvicina molto Roglic e non è neanche troppo lontano da Geraint Thomas, il nostro Kuss. Poules mantiene la poa di 5 punti su Evenepoel. Kuss risale in quinta posizione. Maglia verde, appunto, che manteniamo ancora noi. Andiamo avanti. Tappa di volata, tappa per velocisti. Quindi ritorna il nostro Gaviria e proviamo ad andare a fare il traguardo volante con Poles. Ragazzi, devo riprendere ora 2 km dall'ultimo GPM perché Kuss non ne ha più e si stacca. Ai ai ai, ragazzi, la fatica della tappa di prima forse non era da mandarlo in fuga, però. L'avevamo detto da tantissimo che l'avrei mandato in fuga in quella tappa e ci ho voluto provare. Ragazzi, siamo messi veramente, ma veramente malissimo. Ma veramente male. Diamo il gel qua in discesa che magari ricaricano un po' di più. Siamo messi veramente male, ragazzi. Kuss è andato. Kuss quest'oggi perde la sua classifica generale, insomma. Lo perdiamo. Poules tenta di resistere. A questo punto. Ah, ragazzi, nel traguardo volante non c'erano punti qua dietro. A questo punto, per la vittoria di tappa, mi sento di dire che ormai noi siamo esclusi da questa vittoria di tappa. Ecco, mettiamola così. La fuga potrebbe anche arrivare a 30 secondi. Ce la possono fare. Mamma mia, Poules, lo vedo malissimo. Ah, no, ragazzi, Poules, crolla ora. Andiamo a perdere qualcosa in classifica. Vabbè, abbiamo perso qualcosa in classifica, ragazzi. Siamo messi malissimo, siamo messi veramente malissimo. Abbiamo tutti i corridori stanchi. Vince la tappa Philipsen davanti a Caleb Ewan. Noi con Poules arriviamo 55esimi a 1 minuto e 02. Perdiamo 1 minuto e 02. Quindi la classifica generale ci vede perdere appunto un minuto da Mas. Abbiamo solo più 2 minuti scarsi di vantaggio. Ai ai ai, ragazzi. Però manteniamo la verde. Ai ai ai, ragazzi, qua si mette veramente male. Ora 20ª tappa, ha un finale tranquillo, però come vedete l'inizio tappa e fino a metà tappa è veramente durissima. Speriamo veramente che Poules ce la faccia a mantenere la sua classifica generale. Allora, siamo in fuga con McNulty e Woods. Proviamo a prendere qualche punticino per la Poa. Sono 5 punti in palio. Vediamo, noi che stiamo provando a difenderla qua con Poles, però dobbiamo tentare magari anche di assaltarla con Woods. Vediamo, Woods all'ultimo ce la fa, 5 punti per lui. Solo 2 punti in questo GPM, vediamo se Woods riesce a prenderseli. Si porta davanti, GPM che spiana abbastanza, quindi sarebbe da partire ora. Infatti Woods lo sa e parte, vediamo. Se riesce a prendersi lui questi 2 punti, direi proprio di sì. 5 punti in questa seconda categoria, sempre che spiana abbastanza quest'ultimo chilometro, quindi attenzione, ma sembrerebbe esserci disinteresse, solo Felline sta andando a farli, non si sa il motivo, siccome non è in classifica. 500 metri, noi partiamo.
nel dubbio per provare a prenderli, però vedete che c'è disinteresse. L'unico che ci prova, lo vedete, è Fellini. Fellini, non si sa il motivo. Comunque, 5 punti per il nostro Woods. Sempre 5 punti anche in questa seconda categoria. Tentiamo di prenderli. Vediamo un pochettino, sempre che spiana. Sono tutti i GPM che nell'ultimo chilometro spianano. Da capire sempre Fellini, che è l'unico che vuole farli, è quello lì che parte. Fellini è anche abbastanza veloce, attenzione che forse siamo partiti in leggero ritardo, vediamo testa a testa, ma direi che Woods se riesce a prendere questi 5 punti. Ragazzi, riprendo un attimo ora, 56 km, solo per farvi vedere che davanti i nostri due si sono staccati, McNulty e Woods, quindi per la vittoria di tappa nulla da fare. Tentiamo di salvaguardare la posizione di Kuss, ma qua dietro sembrerebbe che ci sia stanchezza. Quindi li vedo tutti abbastanza al gancio, ragazzi, quindi credo che dovremmo riuscire a salvarla abbastanza bene la posizione in classifica di Poles e anche quella di Kuss. Kuss, che non ho visto se ha perso posizione in classifica nella tappa di prima, vediamo un secondo che si era staccato. Sì, Kuss è decimo, ha perso un paio di posizioni, era settimo se non erro. Ma direi che qua non ci sono movimenti, quindi ragazzi direi che possiamo andare agli ultimi chilometri per tentare una volata, magari per prendere qualche punto per la maglia verde. Ultimi 5 chilometri, eccoci qua con Paules, tra l'altro da registrare nella discesa è caduto Kuss insieme a Woods, però per fortuna nulla di grave per tutti e due, che nessuno di due appunto si è dovuto ritirare. Vediamo con Paules di provare a prendere qualche punticino, vediamo se ce n'è per farlo. Sembrerebbe di sì, anche perché stiamo recuperando un sacco di uomini della fuga. Ok, calma. Sto accelerando un pochettino per provare a vedere se guadagno qualche po' di terreno nelle curve. Tipo questa potrei provare anche un mini allungo. Vediamo. Ah, c'è anche Roglic. Ah, ci lanciano nelle barriere. Ci lanciano nelle barriere gli uomini della Alpecin. A questo punto vediamo. Se c'è l'Alpecin che lavora, significa che c'è Philipsen in questo gruppetto, che è forse uno dei nostri rivali, ora non mi ricordo bene la classifica della maglia verde. Vediamo Poles che prova a prendere qualche punticino, vediamolo, dai Poles. Qualche punticino siamo riusciti a prenderli, va bene così, dai. Vincia tappa Sobrero dalla fuga, peccato per i nostri Woods e McNulty che si sono staccati, se no potevano giocarsi anche loro la tappa. Noi arriviamo tredicesimi con Poles, che va benissimo perché salviamo la quarta posizione in generale, quindi chiudiamo il Tour de France in quarta posizione con Poles, grandissimo. Chiude decimo Kuss, un po' una piccola delusione, ma lo sapevamo quando abbiamo visto la cronometro, che c'è le due cronometro che lui avrebbe patito quelle tappe, però c'è da dire che anche quando c'è stata la salita non è che ha fatto vedere nulla di che il nostro Kuss. Ci portiamo a casa la Poix, credo di sì, perché nella tappa dei Champs-Élysées non ci dovrebbero essere dei GPM. E ora attenzione, andiamo a giocarci a verde, dobbiamo tentare di fare la volata con Paules sia al traguardo volante che all'arrivo agli Champs-Élysées, assolutamente. Quindi andiamo, giochiamoci con Paules. Traguardo volante, ci sono in palio 13 punti. Purtroppo Paules si è ammalato, quindi non può utilizzare tutta la barretta rossa. Quindi sarà una tappa veramente molto dura questa dei Champs-Élysées. Proviamoci però a prendere qualche punticino, un chilometro. Andiamo a fare la volata con Paules, vediamo. Dai ragazzi, 13 punti, dai Paules. Anche se non può usare tutta la barretta rossa. Attenzione, forse ce la fa, l'ultimo Cale Biwan lo supera, però va bene. Dov'è il traguardo volante? Ok, pensavo di esserci già. E attenzione, perché Van Aert arriva dietro, gli guadagniamo un punto, siamo a pari merito. Ultimi 5 km di questo Tour de France e di questa tappa sugli Champs-Élysées. Si chiude così il nostro tour con il Pro Team Americo-Canadese. Vediamo Paules se riuscirà a portarsi a casa la verde, ma la vedo difficile con anche il virus, ragazzi. Vediamo però. Paules ci prova. Da fastidio i capelli, raga. 3 km, attenzione. Attenzione, dobbiamo allungare qua, come al solito. Come al solito, l'attacco al cavalcavia. Ti prego. Ma non allunga abbastanza. 2 secondi non bastano, raga. 2 secondi non bastano. Bisogna solo sperare che Van Aert sia indietro. Bisogna solo sperare che Van Aert sia indietro. E non l'ho visto nelle primissime posizioni. Speriamo che non disputi una gran volata. Attenzione con Van Gils che ci butta pure larghi. Ah, Van Gils che ci ostacola.
proviamoci con Poles a difendere questa maglia verde. In realtà guadagnarla, perché ce l'ha Van Aert ora. Non vedo Van Aert. Non vedo ancora Van Aert, eh? Non lo so, ragazzi. Non ho visto Van Aert. Non lo so. Vediamo in classifica. Vince sugli Champs-Élysées Van Der Poel, che regola Iwan Eco Car. Ma ragazzi, non vedo Van Aert davanti a me. Quindi, vediamo. Intanto, chiudiamo quarti con il nostro Super Poles, che ha stupito fin dal primo giorno di questo Tour de France, e chiude quarto. Grandissimo Poles, da pure ammalato riesce ad arrivare quarto. Decimo il nostro Kuss, quindi due nella top 10, molto molto bene. Vinciamo la maglia Poix con Poles, e ora rullo di tamburi, ci andiamo a prendere la verde a pari merito con Van Aert, ma ce la segna il nostro Poles, quindi grandissimo, grandissimo Poles, l'ha rifatto, Super Poles ha ristupito tutti, andandosi a vincere due maglie, la verde e la Poix, e piazzandosi quarto in classifica generale, grandissimo. Maglia bianca, arriviamo sesti con McNulty, per essercene disinteressati, molto bene. Tra l'altro avevamo perso Sheffield in questo episodio, in una tappa, è arrivato fuori tempo massimo, non ve l'ho detto, scusatemi. Terza posizione nei team, quindi molto bene anche qua, per esserci disinteressati, molto bene. Classifica combattività, chiudiamo ottavi con McNulty. Ragazzi, quindi Poles rimane primo nella classifica Pro Cycling individuale, Kuss è nono. Nella classifica Pro Cycling a squadre siamo anche qua primi, con anche abbastanza margine. Non troppo, però abbastanza margine, più o meno 300 punti. E quindi, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo Tour de France. Ripeto, merita tantissimo il nostro Super Poles, che ci ha totalmente migliorato il nostro Tour de France, ecco, mettiamola così, ci ha stupito fin dal primo giorno. Ha fatto classifica, è arrivato quarto, grandissimo. Kuss decimo, comunque ha fatto un buon risultato, ma non buonissimo, insomma. Abbiamo vinto anche molte tappe, ora non ricordo quante, però abbiamo vinto anche molte tappe. Quindi direi che, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Vi ricordo sempre che gli abbonamenti sono attivi, se vi abbonate, grazie, grazie mille. E noi ci vediamo alla prossima, che per il Pro Team Americo-Canadese sarà l'Eurotour. Ciao ciao!